Noi gli sbandatori napoletani, eccomi qua. Vediamo se stavolta riesce a fare questo video. Avevo fatto il video la volta scorsa, l'ho dovuto cancellare perché? Perché niente, perché praticamente non era venuto il finale del video. La locandina, ho cambiato la foto pure di locandina per un semplice motivo che vi racconto fra poco. Nel frattempo, vi dico che questo video voglio dedicarlo a Pasquale Costanzo, il carissimo Pasquale Costanzo, sempre presente sotto i commenti, che purtroppo non sta bene, ma sono sicuro che andrà tutto bene. Pasquale, ti raccomando, tieni duro, sii forte, sicuramente la vita ti aiuta. Ok, no, sono qui, faccio questo video per te, ti saluto e niente, cerca di stare bene presto, ti raccomando Pasquale, va bene? Allora, la locandina è cambiata perché? Perché ve lo spiego durante il tragitto. Il sapone, comunque, eccolo qua, questo qua ve lo ripresento. È profumazione, dice fragrance free, praticamente non dovrebbe profumare, ma un classico odore di crema un po' leggermente agrumato. Prezzo, veniamo al prezzo, veniamo a dove. Questo l'ho preso da Spazio Capelli, il negozio dove vado a rifornirmi. Sono andato speciale all'inizio a rifornirmi, diciamo, di alcuni, tra cui il Cella, quello professionale, che l'ho preso lì. È un negozio che si trova a attimo Oriago. Oriago, Tramite Oriago. E niente, mi sciacquo un attimo il viso e veniamo al dunque. Ma perché vado sciacquo il viso, che stai che lato? Perché praticamente ho mangiato la doccia già un paio d'ore fa. Ho mangiato, perché già era tardi, come vi avevo detto, finisco più tardi di lavorare, mentre torno a casa, qualche servizietto, qualcosa, qualche chiamata a mio padre, ovviamente, per fargli un po' di compagnia. Tolgo un attimo la maglia, questa qui, e per tenere un po' di compagnia. Per fortuna c'è ancora mia sorella a casa, che ancora non è partita per Madrid. Allora, vi racconto tutta la storia. Questo sapone, per chi ha visto il video, perché ci sono alcuni che sono riusciti a visualizzare il video, se non erro c'era qualche mi piace, qualche commento, qualcosa, però l'ho preferito cancellarlo perché manca il finale. Potevo aggiungere qualcosa, sì, in un secondo momento, però queste cose, che si è troncata all'improvviso, secondo me a causa della memoria finita, perché c'erano, parte l'ultimo, il penultimo video, che allora già vi dico che per il quantitativo che ci è voluto, guarda qua, già questo è segno che già ne ho consumato abbastanza. Allora, il sapore si presenta praticamente, cioè, presente l'alio crema, in tutto e per tutto. Praticamente quelle creme da sole, quelle creme protettive, pomata, cose, si presenta in questo modo. Praticamente dice di metterlo sul viso, passarlo, punto e basta. Questo è veramente il sapone che non monta, cioè la crema che non monta. Questa non monta in nessun modo. Ci ho provato, allora, a parte il video che ho cancellato, per ovvi motivi che vi ho spiegato, ho fatto anche una diretta per quello. Per chi l'ha vista, praticamente è una sorta di crema, è una crema a tutti gli effetti. Vedete, non
ne prendo un altro po', il prezzo l'ho pagato 12 euro, costava una quindicina di euro, ma è fatto un po' di sconto, l'ho pagato 12 euro. Diciamo, non è proprio il sapone da banco che vi avevo promesso, ma è venuta fuori questa novità, questa cosa nuova. Sinceramente, ho detto, presento questa. Allora, la locandina. È quella che vedete in primo piano. Non ho messo il pennello per questo motivo. Solitamente, sapete, metto il pennello, metto la lametta, vado sempre con la Derby che ho usato nel primo video. Eccola qui. È proprio una seconda barba con questa Derby, con questa derbina, che devo dire, già il fatto di essersi calzata bene dell'Universal, che sinceramente, quando devo centrare la lametta, mi dà sempre qualche problemino, un po' la ricurvatura della lama spezzata, un po' questa invece, guardate, pare fatta apposta. Eccola qui. Va perfetta, precisa, prende tutti i pin senza alcun problema. Ecco qui, se non si appiccica le dita bagnate, meglio ancora, così non faccio effetto uomo ragno che mi tiro dietro la lametta. Ecco qui, si vede pure un po' di esposizione. Vado, vediamo se va bene. Ho mangiato, è tardi, saranno buono, lo so. Chiudo Questa sarebbe una crema da monopassata, perché non montando, non facendo tutto, se vado a fare il secondo giro, devo ripassare la crema, quindi se ne consuma parecchia. Sinceramente, quello che vi dico sempre, non lesinate mai con i saponi. Scusate un attimo, vado a prendere un attimo uno strappo di carta. Eccomi qui. Vi dico sempre di non lesinare mai con i saponi, non lo farò nemmeno con questo, ma vi dico che, a mio avviso, allora, il sapone, la crema nel frattempo sta procedendo. Allora, la barba è inutile che vi faccio vedere, sta qua, cioè nel senso. La Derby ovviamente è di secondo giro, come penso di avervelo detto.
Ecco, ok. Allora, la Derbina la sento parlancare, tra l'altro è un secondo giro, sinceramente credo sia anche questione di questa crema che... Allora, sciacquo il viso e ne parliamo un attimo. Vedo di fare un secondo giro se occorre, ma credo di sì. Allora, sciacquo un attimo il viso. Sì, c'è qualche punto che proprio... Proprio non ci ho preso e ci devo ripassare. Allora, Australian Gold. Molto. Allora, io sto seguendo le istruzioni che ci sono scritto sulla crema di passarla sul viso e tutto. Resto un po' la faccia più idratata con l'acqua per darmi un attimo di scivolosità in più, perché sinceramente è vero che ho atteso un attimo mentre parlavo, ma sinceramente non ho sentito molto scivolare il rasoio, se devo dire la mia. Quindi non risparmio come al solito la crema, dietro c'è questo fogliettino illustrativo attaccato con un nastro trasparente dove diciamo spiega questa cosa di... Allora, magari con un po' d'acqua in più riesco
dare quel poco in più di scorrevolezza. È bella grassosa, perché è bella grassosa, però. È come nonostante l'acqua è come se si asciugasse presto, cioè, e tende un po' ad impastare, sinceramente. Un po' lo sciavettino sulle punte, vado a dare un altro giro di cremina, un po' d'acqua, ecco qui, su questo punto qua che sento ancora parecchio, e sentite, c'è ancora da. E come ben sapete, io non sono il tipo che va alla ricerca sfegatata e sfrenata del BBS, però un attimino di decenza nella barba, la voglio, il po' di contropelo che non voglio proprio, anche se tante volte con rasoi, come già vi ho detto, il baionetto e qualche altro rasoio, il BBS lo raggiungo senza la ricerca sfrenata, senza andare lì a. Ho le mani bagnate e sta cosa non mi piace perché mi scivola un attimo solo che mi asciuga tra la crema e l'acqua. Allora, ecco qua. Allora, basta così, non voglio fregolare più. La Debbie, il suo lavoretto lo ha fatto. A posto, è una lametta che diciamo vi dura
la barba. Ti permette una buona prima barba, una seconda se magari proprio non è a livello di come l'ho fatta io. Ecco qui. Vado un attimino a controllare la zona baffo, che è sempre quella che... Ecco qua, passo un po' di allume sempre il solito, lo sapete, l'omega, ne ho anche un altro tra l'altro, vero? Ovviamente sul punto dove fatto il puntino qua, si sente un po' di bruciore, per il resto niente, un po' qua sotto al collo, ma niente di particolare. Ecco, allora devo dire il risultato di questa roba, ce ne vuole molta. Il prezzo non è basso, questo effetto crema che si impasta, sinceramente non resto entusiasmato, ma come vi dico sempre, è semplicemente il mio parere, nulla più, nulla meno. Quindi magari sono io che non so usare bene questa crema, magari sono io che non ho capito bene l'uso di questa crema. Può darsi sì, può darsi no. Sinceramente a me non fa fare tanto di gioia. La compreresti ancora? Assolutamente no, e questa volta ve lo dico con molta tranquillità, no, non fa per me. Poi magari è buona, non ho capito io bene l'uso, perché tante volte può darsi pure: ah, ma tu non hai capito, non la devi passare così, non si deve fare così. Io ho letto come c'era scritto sulle istruzioni e sono andato avanti, quindi credo di non aver sbagliato nulla. Se non metto un po' di acqua secco, vado a secco, rischio di tagliarmi, specie con lo sciavette, ma anche una lametta, diciamo, una lametta o un rasoio da poleggio, come sempre uso, un qualsiasi King sia o qualsiasi altro sia, non sciacquo un attimo il viso nel frattempo. Una cosa buona, spero di averla fatta, fare compagnia a Pasqualetto, che sta in ospedale. Auguriamoci tutti che si riprenda presto. Pasquale è uno di noi, quindi auguriamoci tutti che si riprenda presto, il nostro caro Pasquale. Un saluto a Fabio, un saluto ad Andrea, come sempre i canali che mi seguono, gli amici che mi seguono, tutte le persone che mi seguono, grazie agli iscritti. Nel frattempo vado a dare una bella spruzzata di Floyd. Ecco qui, bello sempre il Floyd, è sempre un piacere, sempre buono tenere, perché ama la natura tradizionale il Floyd, non può mancare. Qua eccezionalmente questo puntino sta sputando sangue, 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 ah, sangue, non capisco per quale motivo. Vabbè, è chiaro, quando vai a spruzzare robe e cose varie con l'acqua. Allora, barba finita, barba faccia liscia, sì. Dopo diverse passate sono riuscito, comunque ripeto, impasta molto, non mi sono molto divertito. Ho voluto ripetere questa barba anche sulla prima che ho fatto, ho notato questa cosa, quindi è già la seconda volta, perché il primo video l'ho cancellato, ho spiegato perché, è già la seconda volta che faccio la barba, mi dà la
la stessa sensazione, non mi lascia scivolare il rasoio, ripeto, può darsi abbia sbagliato io qualcosa, quindi alzo le mani, se qualcuno magari l'ha usata ed è più pratico, sa spiegarmi, non credo di averla vista in giro questa crema. Certo, quando dice sì, ma c'è starà un motivo, no? Se non l'hai vista, proprio tu, ma prova qualcosa. Ma il video più che altro l'ho fatto anche per vedere la Derby, cosa come mi avrebbe risposto sulla seconda barba. La fa, calcolando sempre che l'Universal, quello ha lama intera, ha un'esposizione maggiore di questo. Questo ha un'esposizione molto, diciamo, esigua, però la barba l'ha fatta comunque e con una lama più performante, funziona tranquillamente perché non è la prima volta che lo uso questa sciavetta, quindi so che riesce a portare via la barba tranquillamente. Detto questo, ecco qui. Detto questo, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Detto questo, vi saluto. Un saluto al carissimo Pasquale, un abbraccione forte e ti raccomando, Pasquale, fammi sapere presto tue notizie. Pasquale, lo so, volevi il mio numero di telefono, però purtroppo, come già ti ho spiegato e come ho detto anche in live, non posso darti il mio numero perché non posso mettere il mio numero. Questo è un numero di telefono che uso soprattutto per avere mail lavorative e cose varie. Sono costretto poi a toglierlo, ho tante cose collegate qui, quindi sono costretto poi a toglierlo e non posso, quindi è per questo, non è per cattiveria. Nella live ho detto pure dove puoi cercarmi, se hai Facebook, su Facebook, se casomai vuoi scrivermi su Messenger, mi trovi e quindi niente. Spero di sapere buone cose, va bene. Ciao, buonasera a tutti, ci vediamo alla prossima sbarbata. Non è per una questione di fare il superiore, non è per questo che non do, però capirete, non ho un numero dedicato per magari per queste cose. Quindi WhatsApp è sempre una cosa, specie dato sui social, è sempre una cosa che, soprattutto io, quando sono al lavoro, per esempio, il telefono non posso proprio usarlo in nessun modo. E quindi se mi scrivi ti rispondo comunque la sera, tranquillamente. E niente. Va bene, vi saluto, grazie a tutti, ciao, ci vediamo alla prossima sbarbata. E niente, cosa porterò non lo so. Non so cosa porterò. Magari forse farò un'altra sciavettata con qualche altro sapone per vedere pure la differenza, che già so che uscirà sicuramente. Ci becchiamo alla prossima sbarbata. Ciao a tutti, voglio un saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, come vi dico sempre, mi raccomando. Passate a tu, iscriviti al canale, passate a tu, mi piace, visualizzazione, stiamo a posto, non si paga niente. E ci vediamo la prossima volta, voglio. Scusate se sono un po' spento, ma capirete. Un attimo, magari un prossimo video faccio più allegro, perché magari torna a faticare i pennari e magari tengo su. Ci vediamo la prossima volta, voglio, ciao.